Che dire, deve essere una moria, perché l'altra volta ho riparato questo in un precedente video ed è attualmente in funzione. Ma oggi ho trovato questo nella spazzatura e mi sono detto, vabbè, è l'ennesimo router di Link Switch. Ma sorpresa! Questo è Gigabit. E quindi adesso vediamo un po' che cos'ha. Vediamo se riesco ad accenderlo al volo e capire se il problema è l'alimentazione. Che è anche possibile che l'abbiano buttato perché così. Vediamo. Vabbè, io non ho parole. Questo coso funziona. Lo aprirò lo stesso per vedere com'è combinato a livello di alimentazione, però questo coso funziona. Sono senza parole. Bene, grazie per aver visto questo video di non riparazione. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e basta. Dopo lo apro. Giustamente il caro Zeld mi fa notare, lascialo acceso un po', magari si spegne. E quindi farò così. Lo lascerò acceso e spererò che prenda fuoco. Magari ci collego qualcosa, vediamo. Ah, ce l'ho un cavo di rete qui, ma non ci arriva. Perché ho fatto un cavo di rete corto, che come vedete, molto utile un cavo di rete qui. Utilissimo. Quindi sono costretto ad appenderlo. Cosa che farò. Con una mano. Ma il cavo è rotto, quindi cadrà. Infatti cade. Ho pure messo un cavo rotto. Va bene, sti cazzi, rimani acceso. Beh, vediamo com'è fatto dentro. Se riesco a trovare il cacciavite adatto. Allora. Questo va. No, allora questo qui. Ma manco per il cazzo. Che cazzo di cacciavite vuole? Ok, togliamo questo qua con violenza inaudita. Ok. Viti veramente del cazzo. Ci sono viti di dietro? No, ma ci sono viti sotto. Ok, uno, due, tre. Via. Beh, sembra messo bene. Gli elettrolitici sono a posto, le alimentazioni mi sembrano a posto. No, 16 porte. Predisposto per 24, ma manca questo e manca uno di questi. E poi manca un altro di questi. Va bene, 16 porte. Questi condensatori non sono gonfi, sono dei filtri. Anche questi in uscita sono perfetti.
questo è a posto. Qua c'è un filtro in ingresso, condensatore e avvolgimento, il che è buono. Sembra ben fatto. Sì, i condensatori non sono per niente gonfi. Perché hanno buttato questo oggetto? Non capisco. Forse qualche porta è bruciata? Bisogna provarlo. Beh, così a occhio fa cose. Ovviamente toccando qua si è spento o piantato Virvax, che è la macchina. È la macchina che dà, che emula i Vax. Io posso solo bestemmiare in turco, perché ogni volta che si tocca qualcosa qui vicino, sta cazzo di macchina si spegne. E non capisco perché devo riavviarla ogni volta. Io bestemmio. Comunque, pare funzionare. Va bene, quindi confermo, questa non riparazione ha avuto successo, perché lo switch di link gigabit trovato nella spazzatura funziona perfettamente, non ho dovuto fare nulla. E quindi, vabbè, sarà. La gente butta le cose così. Funziona. DGS 1016D, io sono curioso di vedere quanto costa questo oggetto. DGS, vediamo, vediamo un po', vediamo cosa dice Google. Di link DGS 1016G. Ma perché mi cancella di link, ho detto. Link di GS1016G. Vediamo su Amazon quanto costa. Vabbè, 82 euro. Neanche tanto, dai. Però, insomma, sono 82 euro, non dico risparmiate, ma trovate così. Cosa fate? Ci sputate sopra? Io sputo sopra questa telecamera maledetta che non mette a fuoco. Ecco dove sputo sopra. Maledizione. Alla fine ho smontato lo switch e l'unica cosa che noto è che, d'accordo, non passa il test, testa solo una parte, adesso addirittura ne testa metà, si comporta veramente in modo strano, che sia un problema di saldature, perché poco fa li accendeva tutti. Ecco, ora li accende. Strano, veramente strano. Vediamo. Ed è anche sparito il LED sempre acceso qui. Ma non capisco. Vediamo se io adesso collego questo qua. Lo vede. Se collego questo qua. Lo vede. E adesso proviamo questi. Non lo vede, quindi tutta questa parte è morta. Questo è quello che si accendeva sempre acceso. Ma se io questo lo estirpo, che cosa succederà? Così. Molto interessante, è un BGA come sospettavo, quindi potrebbe essere un problema di saldature.
Vediamo se così funziona. Vediamo se fa il test adesso, eh. Ecco, lo accendo. No, evidentemente ha un problema. Vediamo se questo funziona. No, purtroppo no. Questa scheda deve avere qualche problema. Forse qua sotto. Sì, anche questo è un VGA. E dato che questa scheda ormai sappiamo che è guasta, abbiamo fatto dei test molto accurati, a questo punto possiamo decidere di usarla tranquillamente come recupero componenti. Quindi ho acceso la stazione ad aria calda, che è qui, e ho preparato anche l'estrattore di fumi fatto con una ventola per cesso, che funziona anche molto bene, che ora accendo ed ecco la super ventola per fumi. E ora vediamo un po' di fare del danno. Allora, io partirei con questi condensatorini. Potrei rimuoverli con la pinzetta. Come vengono via bene. Beh, è il caso di prendere un contenitore fancy e lo mettiamo qua. Funziona molto bene. L'aria calda è una cosa gioiosa. Ecco fatto, abbiamo recuperato questi condensatori. A questo punto vediamo se riesco a far cascare questi cosi. Mi pare un po' difficile. Vediamo se sporo più aria. Sembra un po' complicato. Proviamo a sparare la temperatura. A quant'era? Spariamola a 400 e qualcosa. Guardate che bello. È molto bello quando succede questo. Niente, questa cosa non si muove. Sì, ora si muove.
È venuto fuori finalmente questo bastardo. Oh, bene. Abbassiamo. Vaffanculo! Abbassiamo la temperatura. Abbassiamo l'aria. E spegniamo sta cosa che, devo dire, funziona molto bene. Beh, insomma, ci è voluto veramente... solo che è rovente questo oggetto, quindi sarà sicuramente distrutto. E vabbè, sarà rovente anche la scheda. Beh, insomma, qua c'è veramente poco da recuperare. Io di questi condensatori Tycon non so se fidarmi. Potrebbe essere bello questo array di LED, ma sono sicuro che appena provo a dissaldarlo mi si squaglia completamente. E quindi niente, questa scheda finisce nel cestone delle schede di recupero e quando servirà. Ecco qua, la metto qua sotto, insieme a tutti i router che ho smontato. Questo è un altro cestone. E questo conclude la riparazione del router Gigabit, di cui ho conservato la scatola e l'alimentatore. L'alimentatore è un 12 volt, molto buono, devo dire, pulito. E dentro ci potrei mettere qualcosa, qualche progetto, vedremo. Un aggiornamento sulla sagra dei router. Allora, questo non ruta. Quindi tu lo colleghi, e, cioè ruta, però non fa passare le richieste di HCP sul mio server. Non ho capito perché, l'interfaccia è merdosa, è Huawei di merda, infostrada di merda, per cui niente, è principalmente inutilizzabile se non per reti locali del cazzo con il suo indirizzo IP e con il suo DHCP, ma io ho un DHCP da un'altra parte, quindi di questo non me ne faccio un cazzo. Poi ho provato questo Telecom che... Non funzionava, quindi l'ho scaraventato in terra e va bene così, qua ci sono pezzi di recupero. Poi ho provato questo Vodafone. In realtà l'ho scaraventato anche lui in terra ed è uscito un trasformatore. Poi l'ho rimesso insieme, volevo provarlo, ma non trovo il connettore adatto. Perché questi merdosi cosi usano dei connettori del cazzo di merda. Magari... dopo lo provo di nuovo. Poi cosa è rimasto? Cosa c'è qua sotto? Ah sì, questo era un D-Link che ho, di cui ho fatto la scenetta di buttarlo nel fuoco. Però in realtà poi l'ho recuperato perché mi interessava recuperare i componenti. Questo stronzo è completamente silente, morto. Ti dà solo l'interfaccia per flashare il firmware, ma poi non va avanti, non fa nulla. E quindi componenti. E poi abbiamo questo pezzo de merda, che non è assolutamente riflashabile. Non ci si può fare niente se non le cagate... fast web di merda, e non si possono cambiare indirizzi IP per settarli con la mia rete, quindi anche lui componenti. Mi pare che abbiamo esaurito i router. Ah no, c'era anche questo. Eh già,
E questo credo fosse un telecom qualcosa, che ovviamente non funziona neanche lui. Quindi componenti. Insomma, ho provato 6 router. Alla fine come ho risolto il discorso dello switch, eccetera? Lo switch l'ho tolto di mezzo. Ho rimesso il 100 megabit, che adesso funziona perfettamente, perché ha sempre funzionato perfettamente. E ho rimesso a posto il TP-Link, che funziona perfettamente, perché ha sempre funzionato perfettamente, nonostante il condensatore gonfio. L'unica cosa di gonfia qua sono rimasti i miei va bene, questo non va al di fuori del suo... cioè non passa i test perché rimane coi led fissi, quindi evidentemente è stato già scaraventato a terra con una violenza discreta, per cui non funziona neanche lui. Lo scolleghiamo. Parti di ricambio, vedete qui c'è tutta la plastica e le lattine. Non è vero che io butto le cose nell'umido, perché l'umido qua non ce l'ho, se no l'avrei fatto. Ma le cose le separo per bene. Ora qua c'è altra roba che devo separare, ma la plastica e il metallo sono qui. Lì ci sono 2 batterie, qua c'è una scheda di cui ho osservato la catastrofe. Questo condensatore si è aperto, chissà se è successo quando l'ho scaraventato in terra con inaudita violenza. Sembra difficile, sembra più... ah no, ma questo è un danno da fulmine. Vedete che ci sono i due... le due resistenze fusibili sono bruciate qui. Quindi questo coso ha beccato un fulmine e l'hanno buttato. E ha fatto scoppiare questo condensatore. E forse ha fatto scoppiare anche... vediamo... anche queste resistenze, una è scoppiata. Insomma, questo fulmine è camminato, è andato in giro. Questa non sembra in buone condizioni. Va bene, tengo la scheda per quei componenti che posso recuperare. Arrugginito questo, gli ha preso anche acqua. E poi vabbè, c'è lo scaraventamento, è evidente. Bello scaraventare oggetti in terra, è liberatorio e uno dopo si sente molto meglio, specialmente quando ha perso tempo inutilmente. Qui c'è un curioso tappo, veramente curioso, un tappo di gomma per tappare le porte. Molto bello. Poi ci sono questi due e questo. Interessanti. Bene, ricambi.